Un rigore trasformato da Ferrari a 4 minuti dal 90esimo piega la Salernitana al Bentegodi. L'arbitro Di Bello di Brindisi punisce col penalty questo intervento di Peccarisi sullo stesso Ferrari, un intervento ingenuo anche perché la pressione ambientale sul direttore di gara era enorme dopo che a fine primo tempo il fischietto pugliese aveva ammonito proprio Ferrari per simulazione in seguito a un contatto con Carrus. Ma riavvolgiamo il nastro, che è una partita equilibrata, combattuta e sempre interessante sugli spalti. 13.000 tifosi gialloblu hanno fatto fino in fondo la loro parte, creando le condizioni per il successo della squadra di casa. Una trentina i sostenitori granata, naturalmente tutti residenti al nord. In avvio la Salernitana soffre proprio, la pressione ambientale si fa schiacciare dall'11 gialloblu. Dopo 9 minuti Ferrari travolge a Cursi. Va sul fondo e cerca Pickelman. Peccarisi tenta l'anticipo, ma finisce per deviare il pallone nella sua porta. La Salernitana non riesce ad arginare il Verona sulle corsie laterali. Nonostante tutto, quando si propone in avanti, la squadra di Breda fa male. Jefferson non trova il bersaglio di testa, mentre Fava, servito ad Alterio, impegna Rafael sugli sviluppi di un angolo. Il pareggio arriva al 31esimo. Fava si procura un buon calcio piazzato a 25 metri dalla porta. Lo specialista Carrus segue alla perfezione e trafigge Rafael all'incrocio. Rinvigorita dal gol del tamburino sardo, la Salernitana ci prova ancora. Lancio di Carrus, Ragusa si fa largo in aria, ma si perde al momento decisivo. Nel finale di tempo il Verona si risveglia, Caglioni non trattiene un insidioso pallone, Mancini è lesto ma non preciso. In fase di recupero l'episodio della simulazione dello stesso Ferrari, Carrus entra sul pallone, l'attaccante veronese finisce giù, l'arbitro non abbocca, ma le proteste sono infinite e vibranti. Nella ripresa, Breda ridisegna la sua squadra, toglie Fabinho, inserisce Montervino e passa al 3-5-2. Il risultato è subito chiaro, maggiore copertura sulle corsie laterali, ma rinuncia, di fatto, al gioco offensivo. La Salernitana rischia grosso sul colpo di testa di Martina Rini, che colpisce il palo sulla sinistra di Caglione. I granata non riescono più a ripartire come vorrebbero, il Verona invece con il nuovo entrato Lenoci sfiora ancora il gol. Nel finale di frazione Ragusa potrebbe piazzare il colpo del KO, ma non è giornata per l'esterno granata. Arriva invece, quasi allo scadere, l'episodio favorevole al Verona. Peccarisi contrasta Ferrari, il veronese va giù e Di Bello assegna il rigore che lo stesso Ferrari trasforma.